un po' della struttura eh, dell'andrangheta per capire per perché siamo arrivati ad oggi, perché oggi è la mafia più, eh, più ricca e quindi più, più aggressiva che ci sia nel mondo occidentale. Intanto eh, noi abbiamo tracce dal punto di vista storico, giudiziario, e ripeto, eh, andrò velocissimamente, eh, quindi eh, gli esperti di droga, di, di andrangheta, di, di narcotraffico presenti mi perdoneranno se Salterò pezzi interi della, della storia dell'Andrangheta. Noi abbiamo prova dell'esistenza delle mafie, della nascita delle mafie dal punto di vista documentale con l'Unità d'Italia. Nel 2011, io dire il vero, mi sarei aspettato qualcosa in più dagli storici, eh, da quelli che scrivono libri che poi vengono adottati nelle scuole, utilizzate nelle scuole. Mi sarei aspettato. Una rivisitazione, ad esempio come è stato per le foibe, mi sarei aspettato una rivisitazione della storia dell'Unità d'Italia perché l'Unità d'Italia è stata scritta da storici soprattutto del Nord. Sì, qualcuno dice sì, ma c'è Rosario Villari, professore universitario a Roma, alla Sapienza. Eh, sì, Rosario Villari è nato sul, nella pianeta, ormai è vissuto, si è cresciuto a Roma. Ora, perché dico questo? Perché se voi ci pensate, Garibaldi si è fatto una passeggiata salendo eh, l'Italia fino ad arrivare a Teano. Non, non mi pare che ci sia stato un grande scontro, conflitti. I mille non erano solo eh, garibaldini partiti, erano mille, ma durante il percorso se ne sono aggiunti tanti soggetti che poi identificheremo come picciotti. Spesso per comodità e per certa miopia storica eh, è, stato confuso, è stata confusa la picciotteria eh, con il brigantaggio. Oggi ancora degli storici, dei professori, di gente che formalmente insegna nelle scuole omologano il brigantaggio al, alla picciotteria, che sono due cose completamente diverse. Perché i meridionali hanno questa eritrosia? Perché considerano lo Stato un nemico da fregare? Perché il popolo meridionale non si è mai sentito legato allo Stato centrale? L'unità d'Italia non è stata discussa, è stata imposta. È stata imposta con la forza e con l'inganno. Qualcuno di voi ha sentito parlare naturalmente delle fosse datine, ogni, dieci, ogni tedesco ucciso, dieci romani uccisi. Ebbene, in nome dell'Unità d'Italia, ogni piemontese venivano uccisi mille meridionali, ogni piemontese ucciso durante l'Unità d'Italia. I soldi che i Borboni avevano rubato ai poveri... Regno delle Due Sicilie, sono stati poi rubati dai piemontesi, portati a Torino e con quei soldi sono stati pagati i debiti con le banche francesi. In nome dell'unità d'Italia era stata promessa alla classe contadina, era stata promessa la riforma agraria. Il latifondo nell'Italia nell meridionale voleva dire che una stessa famiglia aveva proprietà che eh, 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 si estendevano da una parte all'altra del mare, due mari, toccavano due mari le proprietà e all'interno di questi latifondi vi era la classe contadina che nasceva, viveva, lavorava, eh, si moltiplicava, moriva. Una classe contadina che partiva da casa con la zappa all'aurora e tornava al tramonto. Tra la classe contadina e il latifondista vi era la figura del Massaro. Il Massaro sarebbe oggi potremmo definire un amministratore delegato di una fabbrica. Era colui il quale organizzava, amministrava il latifondo. In questa pressione frizione eh, del latifondista e eh, eh, della classe contadina che soffriva, il Massaro diventava. Si comportava come un termoregolatore, cioè era colui il quale eh, pressava, spingeva sulla classe contadina al contempo. Attraverso dei picciotti, degli sgherani, dei soggetti che facevano scorribanda nel latifondo, creavano, organizzavano il danno in modo tale che il latifondista si rivolgesse al, al, al massaro e il massaro, poi, ad esempio, i picciotti rubavano quattro mucche interveniva il massaro nella mediazione, una mucca se la tenevano i picciotti, tre mucche le restituivano. E in questo modo ci guadagnavano tutti, erano contenti tutti. Eh, stessa cosa per quanto riguarda la guardiania di Aranceti e Uliveti. Noi sentiamo, ma già alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, già si incominciava a percepire... Il pericolo della picciotteria. Ancora non parliamo di indrangheta, il termine indrangheta dal punto di vista documentale eh, non riusciamo a sentirlo o a, a leggerlo prima degli anni 40. Prima degli anni 40. Il, lo scritto più famoso eh, sull'andrangheta, per la prima volta il termine indrangheta, è stato utilizzato da Corrado Alvaro, il più famoso. Eh, scrittore calabrese sul Corriere della Sera, per la prima volta usato questo termine e Lui conosceva bene l'andrangheta perché suo padre era andranghetista. Eh, suo padre partecipava alle riunioni eh, di 'ndrangheta' sin da quando lui era, era, era bambino. Ma naturalmente, già eh, voi pensate che il, il, ehm, le elezioni comunali. Eh, già all'inizio del Novecento nel comune di Reggio sono stati sciolti per mafia, sono stati sciolti per, no, allora ancora il termine mafia non esisteva, per picciotteria, cioè eh, la picciotteria era l'organizzazione rudimentale, quello che poi vedremo eh, col passare dei, dei decenni, poi chiameremo Andrangheta. Naturalmente già nel 1905, 1907, 1908 esistevano i maxi processi, i maxi processi non sono... Un'invenzione dell'attuale codice di procedura penale, eh, ma già nel, in, nell'inizio del Novecento eh, c'erano processi nei confronti di 200-220 imputati al Tribunale di Reggio Calabria, al Tribunale di Nicastro o al all'attuale Lamezia Terme o al Tribunale di Catanzaro. Ora vediamo velocemente com'è strutturata l'andrangheta. Cos'è un locale di indrangheta? È l'estensione del territorio sul quale l'organizzazione esercita il suo potere. Eh, vi è il capo locale, che è l'Uomo del Monte, ha potere di vita o di morte su tutti, eh, è, colui, è, è colui il quale decide il respiro, il battito cardiaco della popolazione sulla quale esercita il suo potere. Poi vi è il contabile che è il commercialista e il ministro delle Finanze, è colui il quale controlla la cassa detta Bacinella e distribuisce le ricchezze serve a pagare eh, gli avvocati a mantenere i detenuti nelle carceri fino a quando eh, il processo non è definitivo eh, e, e, le, e le famiglie e i familiari eh, del detenuto il crimine è il ministro della guerra è colui quale organizza le azioni di fuoco colui quale organizza le guerre quando ci sono due blocchi di famiglie contrapposte tra di loro eh, ma vediamo Uh, quali sono le do, uh, poi vi è un'altra figura importante che è il picciotto di giornata. Cos'è il picciotto di giornata? È lo scemo del villaggio. Quello che voi vedete girare dalla mattina alla sera con la macchina senza meta in realtà è la girghia di trasmissione tra il capo locale e il resto del mondo. Chiunque vuole parlare col capo del locale deve passare attraverso il picciotto di giornata. Naturalmente quello che vi ho detto e vi, sto di, vi, vi, vi dirò è il risultato di indagini, di sentenze ormai definitive, di dichiarazioni di collaboratore di giustizia, di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Quindi non, non, sembrano favole, ma poi vedrete qual è l'importanza e perché l'andrangheta è, è così efficiente oggi e dura. Ehm, vediamo quali sono. Le doti. Nell'andrangheta non si può parlare di gradi, perché il grado è un termine che ricorda le forze dell'ordine. Tutto ciò che ricorda le forze dell'ordine, naturalmente, è un linguaggio che l'andrangheta non utilizzerà. Allora abbiamo i contrasti. Chi sono i contrasti? I contrasti siamo tutti noi, cioè quelli che non abbiamo nulla a che vedere con l'andrangheta. Il contrasto onorato invece è un fan, è un soggetto che aspira ad entrare a far parte dell'andrangheta. Sarebbe non so se voi avete fatto già penale, un 110-410 bis, un soggetto esterno ma ancora non affiliato all'andrangheta. Eh, come, come da contrasto onorato come si rientra nell'andrangheta? Perché il, essere contrasto onorato non vuol dire far parte dell'andrangheta ancora. Il contrasto onorato è un soggetto eh, che viene studiato da un altro andranghetista, da un altro affiliato per un anno o due anni per capire se questo soggetto è un, una persona ardita se è capace, se ha le qualità, lo spessore per essere un criminale e a seconda delle sue attitudini poi sarà scelto per fare il killer, per fare il corriere di droga o per fare l'usuraio eccetera eccetera o se ad esempio sei un architetto, un geometra eh, verrà messo nel campo delle edilizie, nel campo degli appalti il contrasto onorato, quindi quando è maturo, quando è pronto, viene portato al cospetto del capo locale. Ci sono intanto due tipi di affiliazione, l'affiliazione semplice e l'affiliazione solene. L'affiliazione semplice avviene all'interno del carcere, ad esempio. Mi tolgo la giacca che fa un caldo. Qua dentro. Allora, ehm, l'affiliazione semplice avviene, ad esempio, nel carcere. Spesso eh, durante le feste a Natale, Pasqua, comandante, oggi è festa, è festa per tutti, eh, c'è un, un paesano sopra, lo potete far scendere, che stiamo assieme, ci hanno portato da casa il mangiare, e mangiamo assieme stasera, eccetera. Eh, Nella filiazione semplice, se c'è il capo locale all'interno del carcere, sarà presente il capo locale, altrimenti al suo posto si mette un fazzoletto di seta con un nodo su una sedia. Stare, tutti i presenti staranno con le braccia concerte tranne il capo locale che può avere le mani libere e il picciotto di giornata, che è il colui il quale eh, perquisirà tutti i presenti per vedere che addosso non abbiano armi, pistole, coltelli, eccetera. Questo avviene anche se la filiazione avviene al di fuori del, del, del carcere. Ehm, le, il giuramento avviene eh, con si accende una candela e l'immagine di San Michele Arcangelo che è il santo protettore dell'Andrangheta, ma è anche della Polizia di Stato. Io ogni tanto eh, li prendo in giro, dico vorrei sapere se è stata eh, prima la Polizia di Stato o l'Andrangheta a, a scegliersi come santo San Michele Arcangelo. Eh, quindi c'è la, la candela che brucia e, e mh, con un ago si punge il dito dell'affiliato, si fa cadere il sangue su questa immagine di San Michele Arcangelo e il capo locale eh, chiede, o il più alto in grado tra i presenti, chiede al contrasto onorato, all'affiliando, cosa vuole. Lui dice che vuole, e, e, e c'è un dialogo che dura oltre 20 minuti, che si chiama baccaglio, è un linguaggio a mascolo tra la, il capo locale o il più alto in grado presente e il contrasto onorato. E nel corso di, questi, di questo, di questo eh, scioglilingua, possiamo dire, Cosa si dice? Si dicono le cose fondamentali e importanti, cioè da questo momento esisterà solo l'andrangheta, se sarà necessario tu dovrai uccidere tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella. Eh, è importante anche la presenza del garante, cioè il soggetto affiliato che assolutamente deve avere un grado alto, che porta dice, e, e garantisce per lui, certe volte garantisce con la vita, perché se il soggetto, se l'affiliando affiliato eh, dovesse poi diventare ad esempio un collaboratore di giustizia, il soggetto che lo ha portato in quel locale rischia di, di essere ucciso perché ha sbagliato valutazione nel giovane. Ha detto tu non sei idoneo a capire se una persona ha l'attitudine criminale o meno. Eh, fatto questo, eh, questo giuramento diventa picciotto liscio. E poi vi è il picciotto di sangue e il picciotto di fibbia. Eh, poi vi è un'altra un dote che è il camorrista e poi lo sgarrista. Con lo sgarro... Sempre ogni volta c'è questa affiliazione che si chiama dote o fiore. Eh, ogni volta che si passa, noi diciamo grado per comodità, per capirci, ma no, ogni volta che si ha una dote superiore, questo è il termine tecnico, una dote superiore, c'è un nuovo rito e il santo è diverso. Non è più San Michele Arcangelo, ma c'è l'Immacolata, Santa Veneranda. Questo per quanto riguarda la società minore. Eh, che si ferma allo sgarro, cioè fino a metà degli anni 70 queste erano eh, le figure all'interno dell'andrangheta. Eh, a metà degli anni 70 succede una grande rivoluzione all'interno dell'andrangheta, cioè gli allora 35enni-quarantenni anni, dicono ai, ai patriarchi dell'andrangheta come Antoni Macri di Siderno, Domico Tripodo di, di San Batello di Reggio Calabria, dicono o i Piromalli di, di, di Gioia Tauro, dicono a noi sta stretta questa andrangheta che sinora vive di eh, trasporto di inerti, eh, nolo a freddo, guardianie abigeato, eh, qui stanno arrivando in Calabria miliardi, ragionavamo in lire, e eh, miliardi co deve costruire il Quinto Centro Siderurgico, il Porto di Gioia Tauro, Saline, la liquichimica di Saline, la Ionio Tirreno. E noi che facciamo? Stiamo ancora ad raccontarci qui della mazzetta del 4%. Noi dobbiamo contare di più. E quindi cosa fanno? Questi grandi patriarchi, naturalmente sto sintetizzando molto, questo passaggio tra eh, questa nuova apertura dalla società minore alla società maggiore, è costata 800 morti. E, ad esempio, Antonio Macri è stato ucciso a Siderno col suo braccio destro commisso, eh, commisso è rimasto gravemente ferito mentre giocava a bocce alla Privede di Siderno. Mentre Domenico Tripodo è stato ucciso nel nell'infermeria nell del carcere di Poggio Reale da due uomini assoldati da Cutolo, non da due Cutoliani. È errato perché dopo questo omicidio che, mh, fa, eh, eh, che ordina Cutolo, perché Cutolo. Nella sostanza aveva molti soldi, non era un camorrista. Eh, con con la ne nel carcere i soldi sono fondamentali, importanti, chi, chi ha soldi comanda nel carcere. Eh, riesce, a assolda due killer, fa, fa uccidere questi, questo, perisce gravemente, poi lui, il, il Domenico Tripodo, riesce a chiudere la cella, questi due rimangono dentro e quindi poi si scopre da chi erano stati mandati. Nella sostanza in cambio Cutolo cosa ha avuto? Ha avuto le regole dell'andrangheta per costituire la nuova camorra organizzata in Campania. Mentre i Bellocco della Piana di Geoetaura hanno dato poi le regole nel carcere di Trani in Puglia per costituire eh, la, la Sacra Corona Unita che si contrapponeva rispetto alle altre organizzazioni che erano in fase di... Eh, di, eh, di sviluppo anche eh, ne, ne, nella Puglia, soprattutto eh, nella, nella, provincia, nella provincia di Lecce. Eh, ah, quindi, a metà degli anni '70, eh, uccidono questi grandi patriarchi e, e, e vincono i giovani, i 35 anni, i 40 anni. E cosa creano? Creano la Santa, la Santa è una nuova figura. È il, la prima dote della società maggiore. Cos'è la santa? È lo spartiacque tra la vecchia e la nuova 'ndrangheta. Cosa vuol dire? Vuol dire che un santista, eh, all'inizio in ogni locale di 'ndrangheta c'era un santista, il santista poteva fare due cose importanti che erano precluse a chi era eh, picciotto, camorrista o sgarrista: di fare il delatore. Sembra una bestemmia, stiamo parlando di indrangheta, di mafia, di omertà. Invece era possibile che un santista un poteva, eh, poteva fare la spia. Eh, facciamo un esempio, mettiamo il caso in cui su questa via ci sono tanti eh, danneggiamenti ai negozi, perché ci sono 3-4 ragazzi, 4 picciotti con la testa calda, che non vogliono ascoltare. Allora ci sono due possibilità per il capolocale, o farli uccidere, e si fa molto rumore, oppure eh, si danno impasto alle forze dell'ordine? Come? Attraverso il Santista, che può anche fare l'informatore, perché ogni locale di Ndrangheta ha un informatore ufficiale che è autorizzato a parlare con le forze dell'ordine. Il, il, il delatore cosa fa? Dice: facciamo un esempio. Eh, si, sparano, si spara in quella via si bruciano macchine c'è una serie di, di, di attentati estorsivi incominciano a parlare i giornali l'opinione pubblica incomincia a mormorare i carabinieri, le forze dell'ordine cosa fanno? Vanno eh, nelle case dei, dei capi mafia degli indranghetisti e gli fanno una perquisizione a notte, una notte sì e una notte no cioè noi non dormiamo, voi non dormite pure il comandante il capo capisce che, eh, che Bisogna che così non si può andare avanti. E quindi eh, ordina al, eh, al delatore, all'informatore, di, di dare il filo d'Arianna. Per arrivare dice Comandante, comandante, mi pare che avete visto questa macchina, ho visto questa macchina, ho visto questa cosa, eh, vedete, seguite questa macchina, queste cose, forse riuscite a... Allora, questo perché con questo tipo di operazione ci guadagnano tutti. Allora, i giornalisti scrivono prima, durante e dopo. Le forze dell'ordine risolvono il problema perché da, da Roma, dal centro, dalla periferia eh, chiamano sempre, dice, ma come, quando è che finiscono queste cose? L'andrangheta ritiene di essere in credito poi col, col comandante. La polizia giudiziaria e la magistratura fanno la, brillante, la cosiddetta brillante operazione. I giornalisti scrivono ancora e siamo tutti contenti e abbiamo risolto il problema. La seconda cosa che può fare un santista e cosa molto importante è quella di entrare a far parte della massoneria deviata. Eh, cosa vuol dire entrare a far parte della massoneria deviata? Quindi avere la doppia affiliazione, l'andranghe della massoneria deviata. Vuol dire avere a che fare con i quadri della pubblica amministrazione, vuol dire avere a che fare con medici, ingegneri, avvocati eh, con architetti Vuol dire avere a che fare anche eh, con degli incappucciati, perché nelle logge massoniche di Viate ci hanno detto alcuni collaboratori di giustizia che ci sono tre persone incappucciate che partecipano al, alla riunione di, 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 di massonica e eh, sono conosciuti, sono all'orecchio del Gran Maestro, vuol dire essere conosciuti solo dal Gran Maestro, e è stato detto che in passato anche alcuni magistrati erano tra gli incappucciati di questa loggia. Quindi voi capite il grande salto di qualità dell'andrangheta con la creazione della santa. Quindi non stare più ad accontentarsi della mazzetta del 4%, ma entrare nella stanza dei bottoni e discutere se l'opera si deve costruire o meno e chi la deve costruire. Questo vuol dire gestire la cosa pubblica. Dopo la santa è stata costituita e, e da quel momento con la santa e le doti superiori non, sono più, non ci sono più le figure religiose, non ci sono più i santi come, come, come soggetti di riferimento, ma eh, Mazzini, Garibaldi, Cavour, notoriamente Grandi Massoni, che erano le figure che hanno ispirato. Eh, la Santa, poi il Vangelo, il quartino, il trequartino, il medaglione sono sempre doti. Sempre un, immaginate un cono, cerchi concentrici dove sempre più c'è l'elite dell'andrangheta. Eh, naturalmente, dalla Santa in su non si hanno più eh, compiti esecutivi, ma naturalmente, compiti di concetto, di strategia. Abbiamo visto cos'è un locale. Il locale è naturalmente il capo locale, il crimine e il contabile formano la copiata. Cos'è la copiata? È il DNA di ogni locale. Io sono stato battezzato, come vi ho detto, picciotto nel, locale di Bologna, nel carcere di Bologna-Dozza o di Milano San Vittore. Quando io rientro in Calabria. Vado a Platia a seminare a gioiosa Ionica, mi presento al capo locale attraverso il picciotto di giornata, il quale ha tre giorni di tempo per chiedere informazioni e se non ha le informazioni giuste può rinviare i tre giorni in tre giorni, le informazioni per eh, eh, capire che io non sono un infiltrato e i, i tre nomi che mi sono stati dati nel carcere di Bologna Dozza sono la copiata e la, eh, la password per entrare nel computer. Io dico i tre nomi e quindi posso entrare nel locale di Indranghe dei Gioia Mi chiamo il posto, si dice. E attraverso quindi il picciotto di giornata che vi ho detto che è la cinghia di trasmissione tra il capo locale e il resto del mondo. Nella società maggiore, dalla Santa in su, c'è la società maggiore, dal, eh, dal eh, eh, Santa, Vangelo, Quartino, Trequartino, Medaglione, e quindi il, quello che nella società minore si chiama picciotto di giornata, nella società maggiore si chiama mastro di giornata questa velocemente a volo d'uccello è la, la struttura, struttura dell'andrangheta vediamo cosa fa eh, co di cosa si occupa oggi l'andrangheta, di cosa si occupava l'andrangheta negli anni 70 con questa grande rivoluzione l'andrangheta abbiamo visto esiste, c'è, dove c'è da gestire denaro e potere eh, le attività principali sono il traffico di cocaina, eh, estorsione, usura, appalti. Vediamo come eh, le estorsioni. Perché si fanno le estorsioni? Le estorsioni servono anche non solo a far mangiare i picciotti, ma anche a de delimitare il confine del locale. Le, voi immaginate un cane quando esce la mattina da casa va a fare la pipì. Sulla, sul palo della luce la cabina telefonica, la panchina l'albero, fa quindi un cerchio un esagono, un ottagono stessa cosa fa l'organizzazione eh, del locale di Indrangheta chiede l'estorsione dappertutto ma eh, eh, su quella strada marca il territorio chiede la, la, la mazzetta su questa strada, questa, questa e quindi chiude il locale l'usura l'usura è un reato giovane, l'andrangheta fa usura da non più di 25 anni, perché prima era ritenuto disonorevole eh, fare usura, cioè approfittare dei bisogni della gente. Come esempio l'andrangheta non, non fa sfruttamento della prostituzione, che lo ritiene disonorevole fare sfruttamento della prostituzione. Eh, perché oggi l'andrangheta fa, 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 eh, fa usura? Perché l'usura è il mezzo più rozzo per, fare, per riciclare. E allora cosa accade? Volete, volete, volete che continuo su, su questo cosa o volete fare domande? Come volete, dite. Continuiamo? Volete ascoltare? Allora, eh, cosa accade? Vediamo come funziona l'usura. L'usura è come la tossicodipendenza, dall'usura non si esce. Eh, un tossicodipendente esce dalla, dalla dipendenza Intanto, ogni 10 ragazzi che entrano in una comunità terapeutica ce la fanno solo in quattro, gli altri 6 non ce la fanno. E cosa accade a, a, a un ragazzo? Lo si spoglia, lo si fa tornare bambino di 3 anni e pian piano gli si ricostruisce la personalità nell'arco di 3-4 anni, se ce la fa. Cioè, un, un tossico dipendente non può decidere nemmeno quanto sigarette si deve fumare il giorno. Questo poi ci servirà se abbiamo modo di parlare della, della pena, dell'inutilità dell delle carceri in questo momento in Italia dell'utilità del sistema del sistema uh, detentivo e quindi della pena ehm, allora cosa fa? Eh, beh, torniamo quindi all'usuraio l'usuraio dall'usura si esce forse se si trova una polizia giudiziaria in pubblico ministero capace a fare le indagini un'associazione anti usura e anti racket capace di sostenere non solo economicamente ma anche psicologicamente e soprattutto psicologicamente perché l'usurato un, è, 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 è come un bambino, è, diventa una persona insicura, diventa una persona debole. Allora facciamo l'esempio di un commerciante eh, che ha già due o tre istanze di fallimento alla cancelleria fallimentare. Dopo essersi fatto il giro dei parenti, eh, quindi aver rastrellato i soldi dei parenti, finiscono anche quelli. Le banche avevano già chiuso i ribinetti. Lui ha, un, lui ha un bivio, lui può scegliere o di, di fallire, io consiglio sempre di fallire, oppure di rivolgersi a un usuraio. Mettiamo il caso in cui lui, lui scelga di andare dall'usuraio e eh, chiede 100.000 euro. E l'usuraio è in grado, nell'arco di 2-3 ore, gli darà 80.000 euro, non 100.000 euro, perché gli interessi vengono calcolati in anticipo. Allora lui, l'usurato è eccitato, cammina mezzo metro da terra, era tempo che non vedeva tutti quei soldi. Subito andrà dagli avvocati eh, per pagare il debito in modo tale che ritirino dalla cancelleria fallimentare le istanze, eh, poi andrà dagli altri, dagli altri, debito, dagli altri creditori, darà eh, i, i soldi che doveva, comprerà altri prodotti, abbellirà il negozio. Per un paio di mesi eh, pensa di potercela fare. Al terzo o quattro mese si rende conto, si accorge che non c'è scampo, che non ce la farà. Lui non riesce nell'arco del mese a pagare nemmeno, eh, gli a a recuperare i soldi nemmeno per pagare gli interessi usurari. Quindi ci sarà un anno, due, tre di agonia. A un certo punto, quando arriva un, eh, a, a, a proprio al punto morto, che no, non c'è scampo, incominciano ad andare dei giovanotti a strattonarlo, a picchiarlo spareranno alla macchina, spareranno al negozio, non bruceranno il negozio perché il negozio sarà la garanzia del debito. Quando si brucia il negozio non è usura, è un'altra cosa. Il negozio deve essere preservato perché poi vedremo cosa accade al negozio. Sparano alle serrande. Il giorno dopo esce l'articolo sul giornale. I parenti e amici andranno a, fare, a dare solidarietà. Andrà anche un uomo dell'andrangheta un anziano, un saggio, andrà a dare solidarietà. Dice, buongiorno, come state? Mi dispiace di questa cosa, ho letto stamattina sul giornale, ormai non si capisce più niente in questo paese, ormai non c'è più un drangheta, non ci sono più gli uomini di una volta, guardate questi ragazzi, queste cose. Io mi ricordo di voi, di quando eravate bambino, mi ricordo di vostro padre che ha aperto questo negozio, vostro nonno, eccetera. Lui, il commerciante, può fare due cose, prendersi la solidarietà, Oppure incominciare ad aprirsi che si trova in difficoltà, che vuole vendere l'attività, eccetera, eccetera. Se non lo fa in, quella, in quel momento, eh, dopo 15-20 giorni succederà un'altra cosa, eh, eh, che provocherà l'articolo di giornale, in modo tale che questo drangheta possa andare nuovamente dal commerciante. A quel punto il commerciante scoppia, parla, l'uomo, il, il saggio, eh, che dice, eh, dice, ma se. Mh, io non lo so, io non è che io ho soldi però se c'è sapete mia nipote è fidanzata con un bravo ragazzo, però non lavora, è scapestrato, gira sempre con la macchina, siamo un po' preoccupati, vorremmo vedere il sistemato. Dici vediamo, se ci mettiamo un po' tutta la famiglia a raccogliere un po' di soldi Ovviamente se capisce o non capisce, il commerciante non ce la fa, vende questo negozio, si va dal notaio, formalmente si vende questo immobile, nella sostanza il commerciante non avrà mai quei soldi del negozio perché i soldi andranno all'usuraio da questa vendita fittizia, eh, nella realtà spesso il commerciante da proprietario diventa garzone del suo stesso negozio. Quindi immaginate lo stato di umiliazione, di prostrazione, non solo suo ma quella della sua famiglia. Quindi non solo ha perso il denaro, ma ha perso anche la dignità e ha perso anche il rispetto eh, nei confronti della, di sua moglie e dei suoi figli. Quindi mai rivolgersi agli usurai. Eh, per, allora il ragazzo, il giovane che formalmente gli, gli, gli viene intestato questo negozio, abbellisce questo negozio. Facciamo finta che questo sia un negozio di telefonini e io compro questo telefonino 100 euro, mettiamo, eh, gli mettiamo un ricarico del 25%, quindi eh, lo compro dalla, dalla fabbrica 100 euro, lo vendo e 125 euro a lui. Togliamo un punto o due punti di questi 125 euro che sono eh, lo stipendio della commessa, che formalmente guadagnerà 1.400 euro, di fatto dovrà restituire al, al proprietario 600-700 euro in nero. Però formalmente guadagnerà 1.400 euro. Poi vi dico perché. E poi togliamo la spesa della luce, eh, la spazzatura. Al netto noi avremo 23% di guadagno da, dalla vendita di questo telefonino. Facciamo finta. E quindi tutto ciò che io compro io imprenditore compro con questo 23% dopo aver pagato le tasse, nessuno mi potrà contestare la proprietà di quello che io ho comprato con questo 23%. E allora voi immaginate tante volte 125, immaginate che questa cassa diventi uno scontrinificio. Se io aggiungo tante volte 23, 23, 23, io poi posso comprare la barca, l'appartamento al figlio a Bologna. O a Roma o a Milano posso comprare, eh, posso poi parlare della Settimana Bianca, del SUV eh, fuori casa eccetera eccetera. E voi immaginate ancora anziché una cassa, 25 casse di, di un ipermercato. Poi se volete ne parliamo di questo, quindi, come vedete, è, è la forma più rozza di riciclaggio perché paradossalmente i migliori pagatori di tasse sono gli imprenditori mafiosi. Cioè, un imprenditore normale tende a pagare. Meno possibili, meno tasse possibili. Un imprenditore mafioso invece tende a pagare più tasse possibili perché tutto ciò che io posso giustificare, perché io, il mio problema non è quello di guadagnare, ma di giustificare la ricchezza, di giustificare i soldi che sono dietro questo muro proventi dal traffico di cocaina. E da qui a 5 minuti parleremo del traffico di cocaina. Quindi io non ho il problema. Di, di, di guadagnare. Io ho il problema di giustificare i soldi che sono dietro questa, dietro questa parete, in quella stanza. Ora, vediamo il, gli appalti. Eh, qui, eh, eh, dopo, dopo dieci anni, ho, ho, in, ho visto la, la collega Rinaldi che con affetto è venuta a trovarmi stasera. Proprio con lei abbiamo iniziato una delle prime, che era la procura di Locri, abbiamo iniziato una delle prime indagini sul, sull'andrangheta che controlla gli appalti. Con quel processo abbiamo dimostrato come l'andrangheta controllava gli appalti 25 anni fa. E quindi noi oggi possiamo vedere come l'andrangheta eh, eh, controlla gli appalti oggi. Cioè, con la collega cosa abbiamo dimostrato 25 anni fa? Abbiamo dimostrato intanto. Allora vigeva il, il principio della media mediata, e lo, eh, si prendeva la media più bassa, quella più alta, quella che si trovava nel mezzo si aggiudicava la gara. Nelle realtà allora non esistevano le macchine a scrivere, i eh, computer, esistevano le macchine a scrivere elettriche, e, al massimo, la cosa più moderna è la macchina a scrivere elettriche. Quindi cosa si faceva? Spesso o con la macchina del segretario comunale o con la macchina a scrivere dell'ufficio del, dell del comune, Ognuno eh, eh, redigeva eh, l'offerta e si lasciava in bianco lo spazio per la percentuale di ribasso. Poi abbiamo fatto una perizia grafica e abbiamo visto che con la stessa grafia eh, c'era una percentuale di ribasso su tutte le offerte. Quindi, nella realtà, quando poi noi siamo andati al comune a prendere eh, gli atti, abbiamo visto, abbiamo potuto eh, dimostrare il falso materiale ideologico, la, eh, la truffa, la turbativa d'asta, l'associazione a delinquere. E poi, naturalmente, andando poi sui lavori le deformità al progetto: cioè eh, la percentuale di cemento inferiore, eh, quindi cemento di potenziato, eh, solai più, più, più stretti, eccetera, eccetera. Oggi questo non accade più perché noi oggi abbiamo eh, il, 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 eh, la gara si fanno col massimo ribasso e quindi si fanno delle gare dove e c'è il ribasso anche del 40% formalmente eh, ognuno da casa sua dal proprio ufficio eh, eh, prepara l'offerta dal suo computer quindi si deposita eh, l'offerta e quando, se noi andiamo in un comune andiamo in un ente pubblico a sequestrare eh, la gara gli atti della gara non trovate una virgola fuori posto è tutto perfetto e allora dov'è dov dov l'imbroglio? Inbrogli è a monte si discute per macro aree. ogni 40, un, in un bacino di 40-50 km quadrati, ci si riunisce nell'ufficio nel, nell di un tecnico, di un, di un architetto, di un ingegnere, di un imprenditore, si, fa un, si organizza una cena in un locale e si discute come il manuale Cencelli della Prima Repubblica. Cioè a seconda della forza in campo che si ha, io mi aggiudico il mattatoio in quel paese. tu... Eh, ti aggiudichi la scuola, tu la strada, tu l'impianto di illuminazione. E quindi si, si discute in quella, in quella sede quale deve essere, qual è la percentuale di ribasso? Qual è la percentuale di ribasso? Mettiamo il caso in cui vince la gara un soggetto eh, che non era stato invitato a sta cena. Una ditta di Mantova, una ditta di Modena o di Bologna. Questo, questo ha fatto un grosso errore perché scende in Calabria vede, eh, e, e gli dicono: Ma che, st che stiamo facendo? Allora, o ritiri l'offerta, scrivi una lettera al sindaco e dici: eh, Caro sindaco, anche se faccio l'imprenditore da, da 50 anni, eh, non ho fatto bene i calcoli e non mi conviene fare questo lavoro. Oppure, formalmente rimani titolare dell'impresa dell'appalto, della, della dell dell giudicazione dell'appalto noi ti forniamo operai, mezzi e, 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 e materiali. Io mi auguro che non ci sia, di qui a, nei prossimi anni, che non ci sia mai un terremoto in Calabria in questo momento, perché le costruzioni degli ultimi 30 anni sono fatte tutte con cemento depotenziato. Io ho fatto, ad esempio, mi è capitato di fare un'indagine su una galleria, dove eh, il cemento anziché al 400% era al 150%, cioè terre e acqua. Dove un chilometro è costato più del canale della Manica, un chilometro di quella strada. Dove le fondamenta sono più corte di 7 metri, dove il solaio è più stretto di 12 centimetri. Quindi speriamo che non ci sia un terremoto. Uh, di cosa si occupa l'andrangheta? Abbiamo visto. Naturalmente l'andrangheta si dice, ma se l'andrangheta è così ricca, perché interviene anche sulla ristrutturazione di un marciapiede di 20.000 euro? Perché noi abbiamo detto all'inizio che l'andrangheta c'è, dove c'è da gestire denaro e potere. In una regione dove la disoccupazione è al 27%, se io riesco a fare lavorare 5 padri di famiglia per 20 giorni su quel marciapiede, questi si ricorderanno di votare alle elezioni il candidato prescelto dal capolocale. Quindi non è solo un fatto di guadagno della manzietta del 4%, è un fatto di gestione del potere, dimostrare che dove non riesce il sindaco, dove non riesce l'ufficio del comune, riesce il capomafia. L'esternazione del potere. L'andrangheta, le mafie non hanno ideologia, non sono né di destra né di sinistra. Le mafie votano per il cavallo vincente. Il sistema elettorale attuale ha reso le mafie molto più forti rispetto a prima. Perché? Eh, anche se le, ma le mafie anche nelle, nei paesi a più alta identità mafiosa sono una minoranza, ma basta controllare un pacchetto di voti che eh, oscilli tra il 15 e il 20%, basta spostarli a destra o a sinistra, io concorrerò a decidere chi, fa chi, chi farà il sindaco. E con la Bassanini, se voi pensate un attimo Bassanini che ha, ba che ha semplificato tra virgolette, tutto, cioè ha facilitato l'ingresso delle mafie nella pubblica amministrazione, ma, di, ma alla grande, è possibile quindi poi scegliere il tecnico comunale e così ascendere. Quindi il capomafia che ha concorso alla nomina del sindaco gestirà eh, il comune. Ma la cosa che più banale che può capitare a un capomafia nell'essersi impegnato a raccogliere voti qual è? Il giochino del piano regolatore. Alla periferia del paese c'è un, un latifondo che dopo aver fatto vessazioni di ogni genere al latifondista eh, glielo paghiamo formalmente e lui se ne va. Quel latifondo terreno agricolo cosa vuol dire? Che ogni metro quadro si può costruire un mezzo metro cubo. Poi d'incanto c'è una relazione all'ufficio tecnico comunale che dice che prevede un aumento della popolazione del, 10%, del 15%. Quindi quella zona diventa zona B2, quindi ogni metro quadro è due metri e mezzo cubo e il giochino è fatto da, da 10 euro al metro, da 5 euro al metro, arriviamo a 200-250 euro al metro. Ma il grande affare dell'andrangheta è il traffico di cocaina. Come è arrivata l'andrangheta? Eh, volete che parliamo di questo? Come volete? Voi mi dovete dire che io sono, posso andare come volete. Va bene, allora parliamo del traffico di cocaina. Eh, vi ricordate eh, negli anni 70, eh, allora se noi oggi fossimo negli anni 70, io vedendovi vestiti, eh, oppure se lei avessi chiesto negli anni 70 quale cantautore ti piace, se mi avesse detto Battista era di destra, se mi avesse detto Vecchione di sinistra. Eh, se, se, se qua c'erano 10 tossicodipendenti, fossero stati 10 tossicodipendenti degli anni 70. Eh, se qualcuno mi diceva che usava cocaina era di destra, se usava eroina o era di sinistra. Cosa c'entra questo? C'entra e ora vedete perché, quando la maggior parte dei tossicodipendenti d'Italia Italia chi si drogava usava e eroina che era monopolio di Cosa nostra. Attorno a Palermo c'erano tantissime raffinerie di eroina. L'andrangheta La, eh, eh, comprava eroina dai corleonesi, comprava eroina eh, da Cosa Nostra, oltre che portarla dall'Afghanistan dalla, dall via Turchia, via ex Jugoslavia con i tirri. Arrivava in Italia, arrivava a Roma oppure arrivava dal Libano eh, sulle coste del, 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 del mare Ionio. Quindi l'eroina era in mano alla, alla, a Cosa Nostra. La Dragata comprava eroina e la rivendeva nei mercati del nord. A un certo punto incominciano a cambiare gli usi, i costumi, i consumi. Quindi non solo eh, non c'era più una diversità ideologica ma anche di costume, di consumi, cioè oggi i ragazzi si vestono tutti allo stesso modo, mangiano allo stesso modo, ascoltano la stessa musica, parlo sempre del 99%, quindi non dite io no, <ride> e... chi si droga, l'80% dei tossicodipendenti usa cocaina. C'è un'omologazione, questo processo di omologazione è accaduto eh, perché... C'è stata una crisi per 10.000 motivi. Eh, ci vorrebbe una settimana qua per spiegare, ci vorrebbe un sociologo a spiegare perché siamo arrivati a questo punto di omologazione. Comunque, spesso i giovani sono come polli da batteria, tutti uguali, che ascoltano la stessa musica, vedono le stesse trasmissioni, eh, ridono davanti con le stesse barzellette, eh, si indignano per le stesse cose. C'è un'omologazione di usi, consumi e gusti. Questo è accaduto anche per la cocaina, cioè dalla, da, da una differenziazione di, di consumi. Oggi l'80% dei tossicodipendenti usano cocaina, il 5% usa eroina, anche se questa tendenza c'è un ritorno all'eroina. Ora vedremo perché c'è un, un ritorno, eh, grazie anche alla guerra in Afghanistan, perché c'è un ritorno all'eroina. Il resto usa hashish o droghe sintetiche. In questo cambio di usi, consumo e consumo si inserisce l'andrangheta, capisce... Intuisce l'affare perché già l'Andrangheta aveva i soldi con la stagione di sequestri di persona, quando in un triangolo di 15 km quadrati come Platia e Luca Natile venivano gestiti anche 7-8 sequestrati. Perché in Italia eh, i sequestri di persona avvenuti in Sardegna e nell'Alto Lazio e nella Toscana, gestiti dai Sardi, eh, in Veneto dai Giostrai, qualcuno in Puglia dalla Sacra Coronita e qualcuno dalla Camorra in Campagna, tutto il resto dei sequestri di persone sono stati gestiti dall'andrangheta e custoditi in Aspromonte. Con quei soldi, oltre che ogni famiglia di 'ndrangheta, si è costruito il palazzotto e eh, aveva grande quantità di denaro. Ha incominciato a comprare cocaina, a portare cocaina dal da Sud America, dall'Argentina, dal Brasile, dal Venezuela in Italia. E noi abbiamo incominciato a sequestrare cocaina eh, sin eh, dagli anni '80. In, in Italia, ma stiamo parlando di quantità di 5-20 kg, non di più, che allora ci sembravano grandi quantità. Cosa è, cosa è accaduto anche? È accaduto anche la crisi di Cosa Nostra, che voi dovete sapere che Rina è l'uomo di Cosa Nostra più odiato da Cosa Nostra, che Rina è stato un folle se voi pensate, è stato l'inizio della fine di, di, dei Corleonesi. Pecherina si era messo in testa di dettare le regole del, del gioco, non è stato più al gioco del gatto e la volpe, del gatto col topo, ma voleva dettare le regole del gioco. Oltre alla stagione dello stragismo, vi ricordate? Una mattina si è alzata e ha detto: E che ne pensate se vi alzate una mattina e non vedete più la Torre di Pisa? Allora capite che chi era al governo al tempo incominciava Veramente a preoccuparsi, e, e, ero, era un momento in cui era in crisi l'esistenza stessa dello Stato. Io ricordo in quegli anni cosa è stato quello stragismo e qual era la tensione in Italia in quel momento, ai, ai, ai funerali in Sicilia. Allora, chiusa parentesi perché sennò andiamo troppo lontano, torniamo al traffico di droga: la, con quei soldi l'andrangheta entra nel traffico della cocaina. Parlavamo di 20 kg al massimo, sequestravamo delle auto d'epoca provenienti da Buenos Aires, dalla Plata, in delle macchine d'epoca, delle Ford T4, venivano portate. Oggi, cosa accade? Oggi l'Andrangheta è in contatto con i cartelli colombiani, ma oggi non esistono più i cartelli di, eh, di Medaino di Cali. Oggi questi cartelli non esistono più, esistono una miriade di cartelli, al punto che quando l'andrangheta ordina 3.000-5.000 kg di cocaina si devono consorziare più cartelli per arrivare a quella quantità. Cosa accade? Accade che l'andrangheta, perché è diventata importante l'andrangheta nel panorama internazionale del traffico di droga? Perché l'andrangheta è credibile, perché nella stagione dei collaboratori di giustizia non ha avuto collaboratori di giustizia, mentre Cosa Nostra ha avuto quasi 1.000 collaboratori di giustizia, l'andrangheta ne ha avuti meno di 50. Tutti i indranghetisti di serie B o di serie C, nessun capomafia si è pentito in Calabria, tranne Franco Pino di, di Cosenza e Filippo Barreca di Pellero, una frazione di Reggio Calabria. Quindi vi, vi lascio immaginare, non era nessuno dell'elite dell'andrangheta che si è pentito. Quando, eh, quindi l'andrangheta è credibile agli occhi dei, dei cartelli colombiani, l'andrangheta ha soldi per pagare. Ed è talmente credibile che riesce a comprare in conto vendita, cosa che non riesce le organizzazioni palermitane. A me è capitato un paio di anni fa un'indagine eh, eh, dove, dal, dalle nostre indagini è emerso, che un capodecina di Palermo Centro, Miceli Salvatore, è stato sequestrato da, dai, dai cartelli colombiani, è intervenuto anche un capomandamento, Mangiaragina, per la liberazione non c'è riuscito, è intervenuto un dranghettista di serie C di Siderno e l'ha fatto liberare. Questo per farvi dire la credibilità in Sud America, dell'andrangheta rispetto a Cosa Nostra, rispetto alle altre mafie. Andiamo, cosa accade anche in Sud America? Che l'andrangheta è entrata in contatto anche con, eh, i, eh, con le AUC, i terroristi... In, in, voi sapete che da, da decenni c'è una guerra eh, civile all'interno eh, all della Colombia dove ci sono le AUC che sono dei paramilitari di destra nati con la, stessa, con la stessa idea, vi ricordate quando la Lega anni fa voleva fare quegli angeli della notte che giravano, facevano le ronde? Allora le AUC, le Auc sono nate con la stessa filosofia, cioè andavano nelle strade per fare eh, or, specie di ordine pubblico. In realtà hanno fatto poi della pulizia etnica, uccidevano prostitute, storpi o se c'era qualche drogato. Eh, le AUC si sono poi messe in proprio, no, prima si accontentava di chiedere la mazzetta per il trasporto dei container eh, da una città all'altra, voi, voi pensate che in Colombia eh, 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 una tra una città e l'altra ci sono 500 km, 400 km, c'è una densità di popolazione bassissima e quindi quando, camminava, quando cammina un camion col, con la cocaina sopra c'è un tronco, quel tronco può averlo messo. Eh, eh, possono averlo messo i carabinieri, possono averlo messo i militari o i terroristi, le AUC o le FARC. Eh, poi le FARC sono di ispirazione leninista, marchesista e poi sono, le, che sono circa, circa 40.000. Le AUC, che ora sono in estensione, vedremo perché erano 20.000, le LLN sono 5.000. L'Andrangheta è entrata in contatto con le AUC, con i Paratimitarimedesi, a cui capo c'era Mancuso. Che non è, eh, come erroneamente dicono gli storici, un Mancuso di Limbadi, della, di Calabrese, ma è di Sapri, provincia di Salerno. Il padre era di Sapri, la madre era una colombiana. Cosa faceva questo? Ma che è importante Mancuso? Mancuso aveva contatti col Parlamento, europeo, col Parlamento colombiano. e È andato tre volte nel Parlamento colombiano a trattare la cessione di un pezzo della Colombia, grande quanto l'Italia, in cambio della pace. E aveva nel suo libro paga 36 parlamentari. Perché noi lo intercettavamo, avevamo fatto delle indagini dall'Italia. Questo Mancuso era importante perché, stava in questa trattativa, stava comprando un una cittadella in Toscana perché volevano in Italia stare un po' di, un po di, di anni nell'attesa che si sistemasse la situazione in Colombia. Eh, voleva, gli piaceva il Brunello di Montalcino, comprava 700-800 bottiglie di Montalcino, stava comprando degli aerei da Gheddafi, che prima, che prima aveva venduto l'Italia a Gheddafi. Eh, perché eh, lì eh, l'arma la, 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 più piccola è un bazooka. Eh, lì uh, anni fa eh, i, i terroristi hanno attaccato il tribunale di, eh, di Bogotà con, con i carri armati, con i cannoni e eh, hanno ammazzato sei magistrati. Allora eh, perché vi sto raccontando questo? Perché quando io sono andato poi in Colombia a... a con un arrogatorio internazionale a, a, a parlare di questa indagine perché stava diventando molto importante perché avevamo scoperto eh, de dei patrimoni delle ricchezze immense di questa organizzazione drangheta terroristi vado lì scendo dall'aereo appena accendo il telefono mi chiamano dall'italia e dice dottore i telefoni non parlano più come non parlano più e finora parlavano perché cosa era accaduto poi col senno del poi cosa ho capito eh, arrivo era nella, nella, nella zona rosa di Bogotà, la zona dove ci sono le ambasciate, sarebbe tipo Roma Prati, no? la zona dei ricchi. Vado, vado nell'albergo e vedo fuori tante tanti jeep blindati, tanti fuoristrada blindati con degli uomini di verde con gli stivali. Ho detto ci sarà qualche festa in qualche ambasciata e ci sono tutte queste scorte. Poi ho saputo, dopo due anni, perché poi questo Mancuso è stato arrestato anche con le nostre indagini, gli americani sono più forti di noi in Colombia, e sono riusciti ad avere le a ottenere la l'estradizione, sono andato a interrogarlo in un carcere di Washington. E lui mi ha detto, dottore, io quella sera sono venuto a, a vederla, perché volevo vedere chi era questo pazzo che era venuto dall'Italia a, a, a indagare su di me. Dicevo, la sua erogatoria, la fotocopia della sua erogatoria, me l'ha data il generale dell'esercito colombiano. Quindi lui sapeva perfettamente l'indagine, ecco perché si era fermato tutto. Però, malgrado questo, poi si è riusciti a, 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 ad intercettarlo e quindi a, ad ad arrivare alla prova. Cosa accade in Colombia? L'andrangheta oggi in Colombia non compra più la cocaina, partecipa alla produzione della cocaina. E si, si, si costruisce, eh, compra la, la, la pasta di coca, partecipa alla lavorazione della pasta di coca. Le sostanze da taglio vengono prodotte in, in tre multinazionali, due tedesche e una americana. Questo vi dico vi di perché vi dico questo flash, poi nel finale vi capirete perché. Allora, l'Andrangheta in questo momento compra la cocaina in Colombia a 1200 euro al chilo, eh, pura al 98%, tagliata fino al 23-24% a effetto stupefacente. Quindi, da un chilo si possono fare 4,5 kg. Allora, quindi abbiamo detto che un chilo costa 1,200 euro, moltiplicatelo per 4,5 e poi un grammo fuori la lui, si costa 50 euro. O, o, i prezzi sono diversi qua come sono già <ride> qualcuno di voi lo saprà no allora eh, il il allora quindi come vedete non esiste nessuna attività tra legge e il da più redditizia della cocaina questo è il problema di tutti questi soldi che che fine fanno andiamo eh, in colombia cosa accade accade che Produrre cocaina, c'è bisogno di molti terreni, c'è bisogno di molto spazio. Cosa fanno i, i, i cocaleros per, per avere degli spazi? Vanno nei villaggi, vanno nei villaggi eh, dove ci sono 80-100 contadini e li minacciano ad andarsene. Se questi non se ne vanno, prendono uno o due e li legano, li legano a un palo. Prendono un cucchiaio e gli tolgono gli occhi oppure prendono un bambino di 2-3 anni, lo squartano e lo uccidono davanti alla madre per terrorizzare tutti ad andarsene da, da quella terra. Dove vanno questi poveretti? Vanno alle periferie di queste grandi metropoli. Voi pensate che Bogotà ufficialmente cinque, ha 5 milioni di abitanti, di fatto ci sono 12 milioni, ci sono 7 milioni di abitanti non censiti. Cosa vuol dire 7 milioni non censiti? Vuol dire che sono dei soggetti dove la vita di un uomo è quella che costa quanto una bicicletta. Vuol dire che basta vestire quella persona, eh, fargli ingerire un chilo e mezzo di, di, di cocaina, questi vengono in Italia gratuitamente pur di arrivare in, in Italia con documenti falsi. Vivono in posti dove noi 50 anni fa, 60 anni fa non tenevamo nemmeno i maiali. Quindi questo per farvi capire la violenza e la fame. In tutto questo, poiché la, la cocaina è l'unico posto al mondo dove si produce la cocaina è in Colombia e in Bolivia, lo stato naturale. Perché? Perché noi siamo lì su 2200 2600 metri a livello del mare. E non esiste in quella parte del territorio, non esiste né l'inverno né l'estate. Sono due stagioni che si alternano: primavera e autunno. Eh, C'è il sole due ore, piove mezz'ora e 20 minuti, poi di nuovo il sole. La temperatura minima di notte è 8C, di giorno 22-24C. Quindi il clima ideale, qualsiasi cosa voi piantate si produce. Ma si produce 3-4 volte l'anno, non una volta l'anno. Poi capirete perché vi sto dicendo queste cose. Non, non vado fuori tema. A un certo punto eh, interviene l'ONU. Interviene l'ONU e dice dobbiamo sconfiggere questo traffico di cocaina". E cosa pensa l'ONU dal, dal, dal trentesimo piano di New York? Facciamo una politica di contrasto ai narcotrafficanti. E cosa ci inventiamo? I, gli affumicamenti. Cosa sono gli affumicamenti? Avete presente i canaderi quando si incendiano le macchie? Eh, eh, okay. Anziché l'acqua cade tutte le volte, ci cioè sono gli spruzzi come, come gli annaffiatoi. In questi canader eh, bisogna mettere acqua e veleno. E Mancuso, sapete cosa mi ha detto? Dottore, noi pagavamo i piloti e, e buttavano acqua, quindi ci innaffiavano ancora di più le piante. Quindi è fallito. L'integrazione, se io pianto cocaina, se io coltivo cocaina per produrre, coltivo, pianto, le piante di coca per produrre la cocaina, guadagno 100, io contadino, se pianto Gran Turco guadagno 60. Allora l'ONU che dice? La differenza del 40% te la diamo noi. L'integrazione come per l'olio, per le arance, eccetera. Ma l'ONU ragionava dal trentesimo piano di New York. E' dal trentesimo piano di New York che non si vedono bene le cose, perché l'ONU dove ha sbagliato? Doveva scendere e sporcarsi le mani, doveva scendere sulla terra e contattare direttamente, non dare la possibilità a, alla pubblica amministrazione corrotta colombiana di gestire, di gestire questo problema, perché se, se, se fossero stati capaci lo avrebbero già risolto da prima, prima che diventassero miliardari i, i trafficanti colombiani dove i soldi non si, si contano si pesano sono talmente tanti che non hanno il tempo di contarli. Sanno che in un chilo ci sono tutti, eh, corrisponda a totte a, a, a tot moneta e quindi si pesano i soldi. Allora cosa dovevano fare? Dovevano scendere lì sul campo con i baschi blu, con i caschi blu, andare lì e discutere con i contadini, io ti do tanto, tu però non mi devi coltivare. E invece questo non è accaduto, quindi la politica di conversione dell'ONU, ogni volta che dico queste cose mi, mi telefonano, mi chiamano eh, da, da Vienna perché c'è un'organizzazione internazionale, mi chiamano da New York per contestarmi questi dati. E io dico, io, perché se io stessi zitto a quest'ora sarei procuratore della Repubblica, ma siccome mi piace parlare sono ancora giunto. Ma non è questo il problema. C'era una pubblicità di qualche anno fa che dice suonare la tromba al matrimonio di lei non ha prezzo. È una bella, una bella espressione che mi piace, quindi dire quello che uno pensa è la cosa più bella, non apprezzo allora. Il, il cosa rispondo? Io, ma se ogni anno quando facciamo le analisi delle acque nei fiumi d'Europa le tracce di cocaina aumentano, cosa vuol dire che o sono falsi i primi dati o sono falsi i secondi? No, no, non c'è scampo e quindi andiamo a rivedere questa politica di contrasto. Al, al, al narcotraffico. Questi soldi non restano in Calabria come abbiamo scritto, questi soldi perché la Calabria deve essere tenuta sempre con le mani tese, col cappello in mano. Perché se tu crei indipendenza economica, crei libertà, tu devi, devi tenere schiacciata la popolazione, i soldi si investono da Roma in su, si investono nelle zone ricche per mimetizzare meglio. I soldi si investono in Europa, si investono in Canada, negli Stati Uniti, in Australia, si investono nel mondo occidentale. Dunque, certamente quello che ha detto è veramente sconvolgente, anche se diciamo leggendo il suo libro già le cose le sapevo, però averle, averle apprese dalla viva voce sempre, fa sempre un altro effetto. No, le volevo chiedere, diciamo, di fronte a questa situazione così, diciamo, che dire grave e poco. Quali sono però anche gli elementi che ci consentono, come appunto per esempio la sua presenza qui stasera, una parola di speranza rispetto a questa cosa? qui. Altrimenti insomma la cosa è veramente. Quindi le volevo dire, innanzitutto nel merito di quello che ha detto e della struttura, quali sono i rapporti. Lei ha detto che non c'è un capo mafia come in Sicilia, nell'Andrangheta, eccetera. Ma i rapporti. Ma i rapporti, per esempio, tra i vari capi e lendrine? Come c'è, diciamo, com'è questo rapporto, se c'è e com'è. E poi le volevo dire, eh, di fronte a questa situazione, no, qual è il ruolo che in Calabria, per esempio, hanno la Chiesa, la scuola, l'università, diciamo, eh, per alcuni versi anche la pubblica amministrazione e la politica? Perché penso che anche lì ci sia... Se anche all'1% un barlume di speranza su queste cose qui, ecco queste erano le mie riflessioni. Grazie. Eh, ho più domande. Ci, più. Allora, al, ci vogliono tre ore per dare questa risposta. <ride> allora, guardi, non ce eh, scelgo qualcosa per rispondere perché veramente ci vorrebbe molto tempo per spiegare. Io anche, anche stasera vi chiedo scusa su molte cose, ho andato velocissimo perché ci tenevo ad arrivare a questo punto, però non è così superficiale come l'ho raccontata la storia. Eh, no, la cosa, lei mi, ha, eh, mi parla di speranza. Qualcuno mi parla, mi dice che sono pessimista, mi dice che devo essere ottimista. Io sa cosa dico. Io in genere, io ormai sono una subrette, vengo invitato dappertutto, in, tutte le, in tutti i posti, televisioni, giornali, nelle scuole, dalle scuole elementari, all'università in Italia, in Europa, in America. Perché sono di moda, si sono fissati la gente così. Però le dico questo, io quando vado a parlare agli adulti, per me è tempo perso, per me è una passerella, per loro e per me. Parlare agli adulti vuol dire, beh, ha visto, ah, c'era quella, visto, si è fatti i capelli, hai visto che c'era il vestito nuovo, ma sono state ancora assieme. Voglio dire, parlare, chi è onesto... Uscendo da qui continuerà ad essere onesto. Chi è disonesto continuare ad essere disonesto. Parlare ai ragazzi invece è una cosa importantissima e utile. Per me come per il credente entrare in chiesa. È una cosa molto importante e molto delicata. E quindi io starei molto attento eh, eh, da parte dei dirigenti scolastici, che ora si chiamano dirigenti scolastici per prenderli in giro, cioè gli lasciano lo stesso stipendio e anziché chiamarli presi si chiamano gli scolastici. E starei molto attento perché molta gente va nelle scuole a manipolare i ragazzi, a usare i ragazzi. Allora io dico ai ragazzi eh, state attenti, non vi fate imbrogliare dagli adulti. Noi siamo un pessimo esempio per voi giovani. La mia generazione è una generazione di falliti, perché io consegnerò ai miei figli un mondo peggiore di come l'ho ricevuto, quindi ho poco da insegnarvi. Io l'unica cosa che vi posso dire è studiate. Che è la vostra unica arma di riscatto per capire il mondo degli adulti, per non essere fregati dagli adulti. Io non posso raccontarvi balle, non posso raccontarvi fari, non sono qui per dirvi ce la faremo. Non mi interessa questo. Non voglio che voi vi, vi rilassiate e vi siate, sì, tanto usciamo. Non è vero che usciamo. Noi l'anno scorso abbiamo restato mille endanghetisti in provincia di Reggio Calabria. Beh? E se io vi dico che ci sono altri 9.000, cosa cambia? Perché vi devo prendere in giro e dire che ce la stiamo facendo? Perché dovevo stare zitto quando certi ministri hanno detto in merito di questo governo che abbiamo restato mille qua e là? No, non è possibile questo. No. Eh, sapete perché non va bene l'applauso? La, la, vi dico subito perché. Perché voi state pensando al penultimo governo. Io vi, io, io vi, dico, io vi dico che gli ultimi, i governi degli ultimi vent'anni ci hanno insegnato che chiunque è stato al potere... Chiunque ha il potere non vuole una scuola che funzioni e non vuole un sistema giudiziario che funzioni perché chi ha il potere non vuole essere controllato e non vuole una scuola che funzioni perché vuole un popolo bue che ride davanti alle barzellette, perché il popolo ignorante vede trasmissione spazzatura, non legge e non capisce la manipolazione. Quindi non ne faccio una questione né di destra né di sinistra, nessuno può stare tranquillo, perché vi posso dimostrare, se avessimo, purtroppo abbiamo poco tempo, cosa dimostrare, cosa non ha fatto, cosa non hanno fatto anche i governi di centrosinistra. Allora, perché io non posso, non posso darvi eh, segni di, di, di speranza? Perché io, io non sono né ottimista né pessimista, io racconto per sintesi a seconda di quanto tempo ho, più di 25 anni della mia vita non parlo nemmeno come ne, non solo come magistrato ma anche come uomo come cittadino perché io ho iniziato io andavo a scuola con i figli dei capi mafia il mio compagno di scuola di banco è stato ucciso a Lupara quindi non è che vengo dall'Ersolino, dalle, da, dall dai Salesiani io sono cresciuto sui marciapiedi di, di Locri, andavo a scuola con l'autostop eh, quindi conosco bene il modo di pensare, di agire eh, de, de, del, del mafioso e dell'ondraghetista e quando qualcuno mi dice quando finirà la mafia io dico, con questo sistema giudiziario e con questo sistema scolastico la mafia finirà quando finirà l'uomo sulla terra. Perché se voi ci pensate, in ognuno di noi c'è un, un pochino di, di indranghetista o, di, o, 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 o comunque di mafioso. Perché se il vicino è un centimetro più alto di me, io gli devo abbassare la testa perché non può essere più alto di me. Perché io devo, 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 devo anche con uno sgombetto andare avanti a lui e questa non è mafia. E non, in, non, non fermiamoci solo alla mafia in senso stretto, classico, pensiamo al quotidiano di ognuno di noi e vediamo se ci comportiamo sempre cittadini modello o, siamo, o, o noi commettiamo almeno quattro abusi d'ufficio al giorno. Allora cosa, cosa, cosa le sto dicendo? Con questo sistema giudiziario io non posso essere ottimista perché come vede. Stanno passando gli anni, i mesi, ma di modifiche normative per risparmiare milioni di euro e per eh, abbattere i tempi e i costi della giustizia. Non se ne fanno, non se ne stanno facendo. Perché io da anni, noi quasi provocatoriamente col professore Nicasa abbiamo scritto un libro eh, eh, La giustizia è una cosa seria, dove abbiamo detto eh, che in, una, in meno di 3-4 pomeriggi un medio operatore del diritto, non un professore universitario, immagino, un medio operatore del diritto, un laureando in giurisprudenza è in grado di, modificando 8-10 articoli del codice di procedura penale, abbattere i tempi e i costi del processo del 60-70%. Voi immaginate il quasi inutile avviso fino in indagine dei eh, processi eh, di criminalità organizzata. Solitamente quando una persona eh, viene arrestata cioè man mano che stanno passando gli anni si anticipa sempre più la presenza del difensore nella fase di indagini preliminari. No? Prima le intercettazioni venivano eh, eh, si potevano avere al Tribunale della Libertà, eh, poi eh, al, eh, al, al GIP. Ora nel momento in cui il soggetto viene arrestato l'avvocato eh, ha diritto ad avere copie delle intercettazioni telefoniche. Quando finisce l'indagine bisogna fare un avviso. Il 415 bis bisogna fare l'avviso ai difensori, agli indagati, che il processo si è concluso. Quindi venite in cancelleria, avete 20 giorni di tempo, eccetera, eccetera. Lo sapete meglio di me. Bene, per fare questo giochino ci sono due possibilità. Uno, eh, con l'ufficiale giudiziario. Ma siccome l'ufficiale giudiziario spesso è miope non vede bene, confonde il numero 8 con il numero 6 e quindi non mi fa la notifica correttamente e lo spesso esce per decorrenza di terme. allora siccome non mi fido dell'ufficiale giudiziario mi rivolgo alla polizia giudiziaria che anziché fare indagini vanno in giro per l'Italia a fare i messi notificatori ma sapete che costa milioni di euro sto giochino ma se noi, eh, se noi invece eh, facessimo una modifica al codice procedurale penale e dicessimo che le notifiche devono non possono. Devono, delle notifiche agli avvocati devono essere fatte con la posta elettronica certificata. Cosa vuol dire? Che io, che la mia segretaria in dieci minuti fa, mette gli indirizzi 70 avvocati e, ha, e quindi quasi a costo zero notifica 70 avvocati spassi per l'Italia l'avviso di indagini. Perché per fare l'avviso fino indagini a 70 avvocati, mediamente perché vadano a buon fine, si impiegano tre mesi. Quindi il processo dura tre mesi in più, il detenuto sta tre mesi in più, eccetera, eccetera. Spendendo. Quando noi eh, facciamo queste mega operazioni, no? arrestiamo 50-60 persone, voi avete visto ormai che le ordinanze di custodia cautelare sono di 1.000-2.000 pagine. Perché il corpo sono le, le trascrizioni dell'intercettazione telefonica, il corpo dell'ordinanza. Allora, cosa accade? Che questo giochino costa 35-40.000 euro. E allora cosa si potrebbe fare? Una cosa semplicissima: l'avvocato paga i diritti di segreteria, me li manda via email la prova che ha pagato i segreteri e io via email mando sul computer dell'avvocato l'ordinanza di custodia cautelare. Il detenuto va in carcere e in un in una stanza, ci sono 40 computer, 30 computer che sono buttati nei magazzini delle procure dei tribunali inutilizzati perché sono di tre anni fa quindi non ci piacciono più. E allora, eh, e, e, si, e si leggono l'ordinanza le di custodia cautelare quante volte vogliono. E noi abbiamo risparmiato 40.000 euro, ma non abbiamo risparmiato solo quei soldi, anche la forza lavoro, il tempo, perché la polizia giudiziaria anziché fare indagini viene alle nostre segreterie a fare fotocopie. Ma voi capite che stiamo, stiamo facendo ragionamenti di una, di, di, di una madre di famiglia, di una massaia? Qua non stiamo parlando di diritto. Per arrivare a questo tipo di ragionamenti, eh, mia madre con la terza elementare ci sarebbe arrivata. Eppure si discute ancora di queste banalità. E, 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 e nessuno che mette mano, stiamo solo parlando. Ma vi pare normale che in Piemonte ci sono, compresa Aosta, ci sono, quindi la Corte d'Appello di Torino, ci sono 17 tribunali. Noi abbiamo fatto uno studio col professore di caso, solo in Piemonte si possono chiudere 10 tribunali. Voi perché ogni 25 km di autostrada, non la salerno Reggio Calabria. 25 km di retirigno, c'è un tribunale. Voi sapete che alla procura di Acquiterbe c'è un procuratore e un sostituto, ma questo sostituto che fa? Si guarda, guarda allo specchio e si parla. Con chi parla questo qui? Eppure c'è un tribunale. Ma voi sapete cosa vuol dire chiudere 40 tribunali? Vuol dire che 40 procuratori andranno a fare i sostituti anziani nei tribunali più vicini e qui fanno indagini. 40 presenti in tribunale andrebbero nei tribunali più vicini a, a scrivere sentenze. Vuol dire... 80 macchine blindate in meno, 80 autisti in meno, vuol dire 80 uffici di ragioneria in meno, vuol dire risparmiare raffreddamento e riscaldamento di 40 palazzi. Questi sono i tagli da fare, non i tagli lineari. I tagli lineari li facciamo fare a, a, a un ragioniere, non a chi vuole amministrare il Paese, e questi soldi spendiamoli per pagare le intercettazioni telefoniche di società che stanno fallendo e non fanno più ricerca. E quindi noi ancora ci stiamo allontanando dalle nuove forme di comunicazione dei criminali. Potremmo parlare una settimana di questo, ma vi assicuro che siamo lontani dai problemi reali del sistema giudiziario. Potremmo parlare di intercettazioni telefoniche, potremmo parlare delle, delle carceri, le carceri nei contenitori. Ora sostanzialmente quando c'è stato l'indulto, io mi ricordo, siamo, sono capitati una trasmissione dove c'era un ministro. Poi siccome non gli è andata tanto bene, la trasmissione non è andata in onda, l'hanno mandata alle due meno un quarto di notte quella trasmissione, perché avevo spiegato un po' di cose a modo, col mio modo eh, delicato. E allora dico, al, eh, quando c'era l'indulto, i parlamentari andavano nelle carceri e facevano la ola, vi ricordate? Poi mi è capitata un'altra trasmissione in diretta: un parlamentare, uno che aveva detto 30 anni prima che voleva vedere le chiese bruciare con i preti dentro. Ricordate questo episodio? Perché vi dico questo? Perché questo parlamentare gli ho detto: Senta onorevole, ma perché ha votato per l'indulto? Ha capito l'inutilità dell'indulto per risolvere i problemi? E, questo e dice: Ehi dottore, è venuto il Santo Padre a chiedercelo in Parlamento. Dico: Grandissimo ipocrita che non sei altro, ma almeno stai, stai morendo. Hai i capelli bianchi, almeno per una volta prima di morire, di la verità, di che hai, di che hai sbagliato, che è stata una miopia tua di valutazione. Per non dire questo, mi dice che è venuto a dire il Santo Padre, quando tu i, i preti li vorresti fucilare eh, a, a, al muro. Per dirvi davanti a queste, a queste cose, a queste pillole che vi sto dando, c'è poco da, 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 da stare tranquilli. Perché vi dico che anche oggi, anche in questo momento, non si sta discutendo e non si sta attuando. Perché per fare queste modifiche delle quali abbiamo parlato, cioè modificare 8 articoli, 10 articoli del codice di procedura penale, ci vuole un pomeriggio di un laureando in giurisprudenza eppure ci stiamo ancora, stiamo ancora, ci stiamo ancora girando quando parliamo del sovraffollamento delle carceri sovraffollamento delle carceri perché non si fanno dei trattati bilaterali tra Italia e Romania, Italia Albania Italia Tunisia e i soggetti detenuti condannati con sentenza definitiva vanno a scontare la pena nei loro stati e che ci vuole? A, a questi trattati bilaterali, e che ci vuole a creare i campi di lavoro e far lavorare i detenuti per mangiare, perché il detenuto deve stare 8 ore al giorno a vedere il Canale 5 eh, nella cella o, o, ore 4, e non può invece andare a lavorare in un campo? E, perché se il lavoro oggi attualmente viene pagato, perché non andare? Io, perché con le mie tasse devo ancora pagare il, e mantenere il detenuto? Il detenuto deve lavorare. Perché ha creato già un danno quando era fuori e ora mi deve creare anche un'ulteriore un spesa. Quindi cerchiamo di essere, di essere pratici, cerchiamo di non essere ipocriti e non dire che per tutti la pena tende l'educazione del condannato. Perché se voi leggete le sentenze degli ultimi 70 anni-80 anni, le sentenze di mafia, vi, vi, questa, questa lettura vi dice che il mafioso finisce di esserlo quando muore. Allora, ponti, allora chi si può, si può ravedere un omicida? Il contadino che uccide il pastore perché la capra gli ha mangiato la vite, il marito che uccide l'amante della moglie, e il rapinatore, un soggetto debole che viene adescato davanti a un, vi a un negozio di videogiochi. È ovvio che quella persona si può rivedere, ma chi è stato battezzato nell'andrangheta dentro Cosa Nostra e per lui è un credo, stiamo perdendo tempo, è inutile che scimmiottiamo, incominciamo a rendere la, il gioco non conveniente. Io non parlerei né di morale né di etica. Sì, la scuola è importante per i ragazzi, per i giovani, farli studiare e non trasformare le scuole in progettifici. Ma eh, sulla, sul, su, sui mafiosi non scherziamo. Sui mafiosi creiamo un sistema penale detentivo tale che non sia conveniente delinquere, altrimenti. Eh, se noi ancora stiamo a scimmiottare per l'associazione di inquista mafioso a 7-8 anni non ne usciamo. Ma attenzione, volevo dire ora che stiamo parlando della pena, ma attenzione il problema in Europa è, stanno peggio che in Italia. Stiamo peggio. Noi in Italia abbiamo la legislazione antimafia più evoluta al mondo. Malgrado questo eh, siamo l'unico paese al mondo che abbiamo quattro mafie, malgrado questo però vi dico che il sistema penale, processuale e detentivo non è proporzionato alla realtà criminale. D'accordo? Il problema è, è l'Europa. L'Europa è una grande prateria dove si può pascolare tranquillamente, nessuno vi controlla. Voi potete girare 300-400 km per l'Europa, non c'è una macchina della polizia che vi controlla. Eh, non c'è la cultura del territorio, non c'è un, co un codice. per... Noi siamo in Europa. Perché siamo in Europa? Noi in Europa cosa abbiamo? Perché l'Europa unita abbiamo la moneta unica che ci facilita gli scambi. Hanno tolto le barriere, e quindi ci muoviamo più velocemente, non solo noi ma anche i mafiosi. Discutiamo mesi delle quote latte, della lunghezza delle banane, ma non discutiamo di omologare i codici. Se io vado in Germania, io, io eh, vado in Germania da 15 anni, 15 anni fa, quando sono andato la prima volta in Germania, c'erano i vertici della polizia, mi fanno ascoltare un po' di telefoni. E dico, guardate che voi fra dieci anni qui avrete gli stessi problemi che abbiamo noi in Italia, perché già sentivo parlare di locale. E loro pensavano che era l'edificio, che era il negozio, il locale era l'organizzazione indraga. Dico: attenzione, perché noi sentivamo gente che dicevano dall'Italia: compra, che devo comprare? Tutto quello che invento, tutto quello che c'è da comprare, in Germania dell'Est, alberi, ristoranti, pizzerie, eccetera. Bene, dice. Mi hanno detto sostanzialmente il, qui, il problema non ci interessa perché stanno, le mafie stanno costruendo a costo zero, stanno ristrutturando la Germania dell'Est. Cos'è accaduto? Tre anni fa la strage di Duisburg. Quindi mi chiamano come pazzi dalla Germania e dicono dottore, è successo cosa? Dico cosa avevo detto io. Dice, vi ricordate? anni fa, sì, ma il, le indagini sono nate dall'Italia, infatti poi eh, ci, hanno fatto, ci hanno mandato eh, il pro, anche se l'omicidio è avvenuto eh, ai sei omicidi a Duisburg l'abbiamo fatto celebrato al il processo, in cosa si però la cosa che voglio dire è questa, in Europa e poi gli ho detto incominciamo a mettere microspie nei locali pubblici. Ah, non si può, io come non si può? E dico, ma se queste le riunioni le fanno nei locali pubblici? Perché nel ristorante da Bruno, intanto c'è uno dei sei ragazzi, uno dei sei morti, nel portafogli aveva l'immagine di San Michele Arcangelo con la testa bruciata. Quella notte compiva 18 anni e era stato affiliato all'Andrangheta. Entriamo nel locale da Bruno, eh, sulla, sulla credenza c'era eh, la statua di San Michele Arcangelo. Dico, qui, fanno, qui è un tempio, qui fanno le riunioni di Andrangheta. Mettiamo le microspie in locali pubblici, non si può. Perché in Germania ancora hanno nella testa il regime di quando in ogni casa c'era almeno una microspie, perché il regime della Germania dell'Est doveva controllare eh, la, la, i cittadini. Andiamo ad Amsterdam, a Rotterdam, eh, gli facciamo un gli facciamo mettere dei telefoni, eccetera, eccetera. Il collega mi dice eh, guarda, questo soggetto intercettato. Era il soggetto eh, a cui doveva arrivare un container di cocaina al porto di Rotterdam. Il porto di Rotterdam bisogna proprio vederlo, è, una, è qualcosa di, può essere la metà di Roma, tutto container, una cosa incredibile. Eh, di, noi sapevamo solo che il soggetto doveva andare a ritirare il container. Il collega in sede di riunione mi dice dobbiamo arrestare questo. Ecco come lo arresti? Se lo arresti perdiamo il container e guarda, dall'intercettazione emerge che lui in casa ha 2 kg di cocaina dico, ma noi perdiamo il container la legge, il sistema olandese non prevede il ritardato arresto il ritardato sequestro capito? E mentre noi in Italia ragioniamo noi vogliamo la gallina domani, non lo voglio oggi se voi andate in Spagna a Madrid, a Barcellona non potete fare una perquisizione di notte e quindi dovete aspettare l'alba per poter fare la perquisizione. Dico, ma se io sono in, in un appartamento di, di, di Barcellona e ho della cocaina, io la mattina all'aurora guardo dalla finestra e se, se c'è qualche macchina sospetta, qualcuno sospetta, butto la cocaina nel water e la perquisizione sarà negativa. Perché ancora in Spagna hanno, hanno il franchismo nella testa, dove di notte le persone venivano prese e scuoiate vive. Quindi come vedete noi non siamo in Europa dal punto di vista normativo. Allora se qualcuno si appassiona a questo fate qualche tesi su questo che è interessante, che è un mondo inesplorato, quello, fate la comparazione tra sistemi italiano e sistemi europei, vi, vi creo un po' di tempo, però è stimolante, è bello, è affascinante come, come tema, per, per non parlare dei sistemi eh, eh, penali processuali eh, sudamericani o nordamericani che c'è da mettersi le mani ai capelli. Non vi dico come risolvere il problema dello sfollamento delle carceri. Andiamo allora. Allora. Passiamo a un'altra domanda. C'è un ragazzo qui. Uno ha già risposto. In ha già risposto. Buonasera. Eh, Appalti. Eh, cosa ne pensa della suddivisione della tratta della Salerno Reggio in 11 macrolotti e una serie esterminata di microlotti? Secondo lei la vedremo, la vedremo insomma noi finita la Salerno Reggio prima di morire? Io, io la cosa che penso è che i, i calabresi sono molto pazienti. Per, no, per un semplice motivo: perché ogni anno scende il presidente dell'ANAS e ogni anno ci sposta la data. No? Ora l'ultima data che ha dato è quella del 2013. Ah? Eh? E ho visto l'accelerazione dei lavori. Allora, nella sostanza, cosa accade? Eh, eh, voi sapete che eh, c'è il controllo del territorio. Ogni volta man mano che l'autostrada scende, ogni volta che i lavori passano da un locale, eh, il, il soggetto di, le trattative vengono fatte sempre col capo locale. Quindi, è il capo che noi abbiamo fatto diverse indagini, iniziando da Cosenza fino a Reggio Calabria, e già più volte. Già almeno in tre grosse indagini è emerso questo controllo assoluto del territorio, questa parcellizzazione dei lotti eh, che corrispondono esattamente al, al, al territorio del comune eh, dove poggia appunto l'autostrada. Altre domande? Veloci? Un secondo, due cose. C'è un ragazzo sì. là prima che aveva alzato la mano, so che ha il microfono adesso. No, no, ci metto un secondo. Il fatto eh, di come le, le organizzazioni europee tipo Europol ed Eurojust quanto contribuiscono alla, alla lotta. Seconda cosa... Eh. <ride> Vabbè, gliel'ho detto dopo. Allora, guarda, eh, sono stato invitato a marzo dello scorso anno a, a, al Parlamento europeo, a Bruxelles, e poi sono stato invitato a Strasburgo un paio di mesi fa. naturalmente Forse chi mi ha invitato si è pentito amaramente. Perché eravamo 42 magistrati d'Europa, di tutta Europa, poi c'era eh, un rappresentante di Eurogest, Europol, tutte queste sigle. Io, naturalmente, ho esordito dicendo che vorrei sapere chi è quella persona che ha scelto come sede di, eh, di Eurogest l'AIA. L'AIA è il posto più scomodo per, per raggiungere l'Europa. Voi dovete prendere un aereo Roma-Amsterdam, poi dovete prendere due treni. Se sbagliate il secondo treno, arrivate in Germania <ride> e poi dovete fare un chilometro e 600 metri o a piedi o, o col taxi. No? Allora, se io ho un erogatore internazionale con un collega di Barcellona, cosa faccio? Prendo l'aereo da Roma e arrivo a Barcellona, oppure lui da Barcellona viene a Roma. Se invece dobbiamo fare un incontro ad Eurogest, tutti e due dobbiamo fare questo, questo giro. Quindi come vedi è anti quindi non solo in termini di spesa ma anche di, di soldi. E infatti io provocatoriamente quella, quel giorno, infatti il collega si, si è offeso, credo che io non diventerò mai giudice di Eurogest, eh, gli ho detto facciamo una cosa, che, eh, provocatoriamente, no, perché mi piace provocare, piace... E questo è un motivo per il quale non accetto mai incarichi ministeriali, capito? ogni volta rifiuto incarichi, dico che sono lusingato, eccetera, eccetera, perché mi piace parlare così, capito? se io fossi un consulente non potrei più parlare così. Allora, eh, dico, facciamo una cosa, facciamo un giochino, chiediamo al Ministero, ai vari Ministeri, quante rogatorie vengono trattate attraverso Eurogesto e quale direttamente trattato di Schengen. Noi abbiamo trattato di Schengen che è meraviglioso. Io ogni, massimo, ogni due giorni faccio una rogatoria, continuamente online, e parliamo, cioè io non parlo io attraverso te, io parlo bene il calabrese e così così l'italiano, quindi <ride> no, non, non pensate che io parli inglese e francese, io sono mediamente una volta al mese all'estero. Eh, anche ogni 20 giorni all'estero, ma non conosco una parola di, di, di inglese, anche perché non l'ho imparato, perché come scendo dall'aereo c'è l'interprete che mi accompagna fino, eh, di nuovo fino alla porta dell'aereo, quindi io non imparerò mai eh, una parola di, di inglese o di, di spagnolo o di castigliano. Il, eh, quindi vi dicevo, tutti evitiamo Eurogest, perché non ci serve? Europol vi siete chiesti quante persone lavorano in Europol e cosa può fare Europol rispetto alla criminalità che c'è in Europa Voi sapete quanti trafficanti di cocaina latitanti di Indrangheta, Camorra, Cosa Rossa, Sacro vivono indisturbati in Europa ogni tanto arrestiamo qualcuno arrestano qualcuno su nostre indagini, gli mandiamo via email la foto e dice vai in quella casa a quel numero che c'è tizio molte volte mandiamo noi la polizia lì per indicargli proprio il latitante perché vengono disturbate anche nella strage di Sibu. E attenzione, i mafiosi, i latitanti, che non sono capi mafia, e non, quindi non devono restare sul territorio, rimanere sul territorio per controllare il territorio, preferiscono vivere in Europa. E se, e se arrestati, non vengono in Italia, vogliono rimanere in Olanda, che stanno bene, li trattano bene. Le intercettazioni, no, dice io sto bene qua e non voglio andare in Italia, dice ma voglio stare qua in, in Olanda, perché li trattano bene, stanno bene. è pieno di latitanti. Eh, in Spagna, voi non avete idea quanta gente c'è in Spagna, che traffica cocaina, che, che sono broker, ci sono depositi di cocaina in, in Spagna, la Spagna è il ventremolle dell'Europa, ci sono tonnellate di cocaina, ci sono colonie di colombiani che vivono lì stabilmente e gestiscono lo stoccaggio di tonnellate di cocaina, ma le nuove frontiere della droga non sono più l'Europa, non è più la Spagna ma è il centroafrica, dove, dove eh, non ci sono trattati bilaterali. Cioè, è più, ancora più difficile per noi fare indagini perché non ci sono trattati bilaterali. C'è una, corru una corruzione maggiore rispetto a, a, al Sud America, ma soprattutto ci sono molti, uom molti più uomini delle istituzioni e degli eserciti che, che, che danno anche in uso piste per atterrare con gli aerei o per trattare questi grandi, questi veramente ingenti quantità di cocaina che. L'andrangheta La, compra da 3.000 a 8.000 kg per volta, non si muovono meno di 3.000 kg di cocaina. Noi riusciamo a sequestrare in Europa il 5% della cocaina che arriva. Eppure, guardate che ogni anno sequestriamo tonnellate di cocaina. A proposito di ottimismo, domande? Um, sì, eh, dottore, sono qui, eh, ecco. Tempo fa ho assistito a una conferenza in cui parlavano i testimoni di giustizia, che sono diversi dai collaboratori di giustizia, che sono i mafiosi che hanno commesso atti e sono protetti dallo Stato, mentre i testimoni sono quelli che incensurati hanno assistito a un delitto e poi sono stati... Ecco, però hanno detto che si trova in una situazione strana perché in Italia non è sanzionato questo diciamo, istituto. Potrebbe essere uno strumento per noi. Eh, eh, no, per questo, questo, non, questo non è vero. Cioè Loro vogliono dire un'altra cosa. Allora, la gestione, in senso lato, dei collaboratori di giustizia, dei testimoni di giustizia, è la cosa più difficile e più delicata che possa capitare a un pubblico ministero o a un giudice. Cosa voglio dire? Voglio dire che spesso i magistrati non sono attrezzati culturalmente e come tecnica di indagine a fare questo tipo di interrogatori cosa voglio dire spesso appena dicono che eh, c'è qualcuno che vuole collaborare c'è la corsa che arriva prima e mette il cappello sulla tede e se lo accaparra, se lo prenota a questo collaboratore di giustizia invece in un ufficio serio una procura seria cosa deve fare? il soggetto chi è tizio, quindi fa parte di quel locale cosa bisogna fare? bisogna prima studiare la storia criminale del soggetto poi dei suoi amici e poi dei suoi nemici poi si va a interrogarlo ci si siede quando si interroga, si parla, non bisogna muovere la faccia. Non bisogna provare né piacere né dispiacere, non bisogna annuire, non bisogna condizionarlo, perché il soggetto, eh, quando inizia a collaborare, diventa un bambino. Un bambino furbo, attenzione. Perché un bambino furbo? Perché tende a non dire tutto. Per varie motivazioni, comunque non dice tutto ed è il peggior errore per un pubblico ministero non saperlo interrogare, non svuotarlo tutto completamente perché se non dice tutto, quel poco che quella famiglia che risparmia la ricatterà per, per, per il resto della sua vita. Si tiene quella ciambella, la parte che non dice è la, è la, ciambella, è la, è la ciambella, la coperta di Lunius. Allora, noi dobbiamo svuotarlo completamente. Questo colaporto deve dire tutto. Dobbiamo togliere il sangue dalle rape, solo in questo modo tu preservi, dai un'utilità al processo e preservi lui da eventuali ricatti, da eventuali fughe e ripensamenti. Un'altra cosa importante è dire la verità, non promettere mai nulla prima, non promettere mai mare e monti per indurlo a parlare, anche perché molti vanno a interrogare e non sanno quali sono. Cosa può avere un collaboratore di giustizia o un testimone di giustizia? Quali sono i suoi diritti? Nessuno glieli spiega bene, ma lo si invoglia come se fossimo al mercato a comprare qualcosa, a parlare. E poi i problemi vengono dopo. Quando ti capita un collaboratore di giustizia è come se ti adotti un figlio, non te lo togli più di dosso. C'è il problema della luce. Dei figli a scuola, del cambio di identità, tu ce l'hai sempre addosso per il resto della tua vita. Dopo vent'anni ti telefonano perché eh, in quella casa c'è umidità e, e quindi se non, eh, se non risolviamo questo problema lui non viene a parlare. Ecco perché io sempre sono stato fissato con le indagini tecniche, con le intercettazioni telefoniche e ambientali. Ecco perché anche perché non abbiamo avuto come vi dicevo prima con la di giustizia, però io, noi a Reggio Calabria abbiamo costruito la prima sala intercettazione con sistema digitale più grande d'Europa, a costo zero per il Ministero. Il Ministero di Giustizia non ha spesso una lira, e noi abbiamo la migliore sala intercettazione d'Europa, che poi queste società, sai come l'ho fatta? Ho, ho, ho incontrato gli ingegneri informatici, vedi tu la, la follia, che ho detto guardate noi non abbiamo una lira, io non ho una lira, non vi posso dare niente. Noi avevamo una, una sala di intercettazione che era in un seme interrato, frequentata da topi, bratte e scarafaggi. Nessuno voleva entrare là dentro a fare intercettazioni, però la legge cosa dice? Dice che le intercettazioni devono essere fatte presso la procura. A meno che tu non scrivi il falso, scrivi una certificazione dicendo che la sala di intercettazione è occupata o non funziona e quindi puoi farle presso la sala dell'APG. PG. Però a me non andava di, di fare 20 falsi al giorno, no? Di certificare 20 falsi al giorno. E quindi cosa abbiamo fatto? Con questi ingegneri informatici abbiamo creato la sala di intercettazione col sistema di remotizzazione. Cosa vuol dire? L'intercettazione in procura, l'ascolto presso l'APG. Quindi l'APG non si doveva muovere dal suo ufficio, non si muove dal suo ufficio e, e quindi abbiamo aggirato eh, il codice di procedura penale. Ok? Un cablaggio a fibre ottiche, cosa grandiosa. Dopodiché questi ingegneri che ci hanno costruito la società, come li hanno, co, hanno recuperati questi miliardi che eh, stiamo parlando in termini di lire? Gli ho dato lavoro, gli ho detto voi costruite la sala e io vi faccio intercettare. E così hanno recuperato. Poi questa, questa macchina e queste macchine poi le hanno affittate e le fittano a tutte le procure d'Italia. Così è nata il sistema digitale di intercettazione in Italia che è quello che ora si usa. Eh, eh, si usa anche in America, in Canada, in Australia, in Messico. Altre domande? Parla, parla che ti sento, grida. Sì. volontà a livello internazionale di combattere o meno la, la droga, quindi soprattutto mm. mi riferisco agli Stati Uniti sì. e se non sarebbe meglio, cosa che io ovviamente yeah, non, non dice, condivido... Dice le... La politica frase, liberalizzarla. Esatto, io. Oh. Cioè io sono proprio contro... E potevamo da... concludere in un convegno senza stata stessa no. cosa. <ride> però siccome sono stata sempre convinta che non fosse questo il, okay. il modo di risolvere, però per non far lucrare la mafia, visto Ho che capito. uno comunque si droga... Certo, Almeno ci guadagna capito. lo Stato. Allora guarda, sai perché è aumentata la, la produzione in, in, in Afghanistan? È aumentata perché grazie alla guerra in Afghanistan. Cioè i talebani sostanzialmente attraverso, attraverso, attraverso con questa guerra ora sono diventati ricchissimi i talebani, sono eh, pieni di soldi proprio perché nella sostanza hanno rafforzato il loro potere. Sostanzialmente e, e, e gli eserciti che sono lì è ovvio che queste cose eh, non piace sentirli hanno un pezzettino del territorio, hanno il fortino ogni tanto passano su qualche strada e purtroppo c'è una granata che fa saltare eh, il fuoristrada blindato la jeep blindata e tutta l'altra parte del territorio è libera i talebani hanno grandi estensioni del loro territorio per produrre la droga e c'è un surplus di produzione infatti i prezzi sono abbassati tantissimo dell'eroina ecco perché adesso c'è un ritorno al consumo di eroina in Europa perché costa veramente poco è scesa sotto i, sotto i 40 euro 35 euro e proprio i pezzi stracciati e arriva sempre da, dalle solite rotte, e arriva in Europa, sta venendo in Europa, avviene attraverso la Russia, la Russia e Romania, avviene viene attraverso i Balcani, ma grandi quantità stanno arrivando. E la, ora l'eroina eh, la, la, la si sta usando, voi, qualcuno di voi già lo sa, eh, eh, e viene, viene tirata come la cocaina, non si bucano più. Il, il, il problema è che ci vuole una quantità maggiore per, per avere l'effetto stupefacente, ma questo non è un problema perché il prezzo è stato abbassato. Guarda, liberalizzarla. Allora, intanto io sono di un'idea. Uno Stato si deve preoccupare della salute dei cittadini. Uno Stato non si può permettere di avere un popolo alle 10 di mattina intontito. Allora, cosa voglio dire? Dice ma si drogano lo stesso, cioè alle 10 di mattina c'è il pilota d'aereo che è già fatto, c'è quello che guida il treno, quello che guida l'autobus, so, eh, sono d'accordo con quello che dice. Però vedi, intanto non tutti hanno la forza, molti, molti di voi qui, se avessero due strisce di cocaina, e nessuno li vedesse, vorrebbero provare, molti di voi proverebbero. Eh, se invece non ce l'ho, non la provo. Però il principio è che uno Stato non si può dire, non può dire uno Stato di diritto noi liberalizziamo la droga perché così le mafie non si arricchiscono. Vorrebbe dire ammettere il fallimento di uno Stato. Allora io vi dico, una volta in un convegno un uomo di governo molto importante che voi spesso vedete in televisione, mi ha detto siccome voi magistrati non siete stati in grado di sconfiggere eh, le mafie, la droga, liberalizziamo la droga. Gli ho detto guardi perché non prova? a darmi gli strumenti normativi, a modificare il codice penale, il codice precedente penale, l'ordinamento penitenziario, E poi vediamo cosa riusciamo, siamo a fare, riusciamo a fare. È ovvio che se noi ci biottiamo, fino a qualche anno fa c'era il patteggiamento in appello. Sai cos'è il patteggiamento in appello? Sai cos'era? Era un giochino bellino, sai? Il pubblico mistero l'udienza con l'avvocato si mettevano d'accordo. Si partiva condanne a 24-25 anni, si andava in appello e si arrivava a 5-6 anni di carcere. Ma manco svendite di fine stagione. <ride> ma, manco, ma nemmeno alla standa. Eh, in cambio il giudice non doveva scrivere la sentenza. È ovvio, se, se c'è un sistema penale processuale detentivo, così come oggi in Italia, cosa sono 7-8 anni di carcere a un capo mafia condannato per 400 bissi nella prospettiva che lui, uscendo dal carcere, lui è... Metti il caso in cui, per assurdo, per i pozzi, lui potesse decidere di non, di non far parte più delle draghe. Dice domani non voglio più sapere niente di draghe, ti avrebbe ucciso, per considerato un malaccione. Ma tu pensi che lui che è l'uomo del monte, lui che comanda ogni mattina e decide che deve rimanere vivo o morto, tu pensi che rinuncia, dice, domani, perché l'alternativa sarebbe fare al massimo il cavo parario forestali. Quindi è da ipocriti continuare a pensare che è la pena tenere la regazione del condannato, così come è strutturato il sistema carcerario. Quindi noi dobbiamo creare un sistema penale tale che non sia conveniente delinquere, finire di scimmiottare, incominciare a parificare i 400 bis al 74, cioè partire con pene da vent'anni in su, incominciare a togliere la patria e potestà ai figli, sui figli, incominciare a eh, eh, creare i campi di lavoro ma seri. Non campi di lavoro, nel senso come pensate voi nei film, eh, picchiare, tortura, assolutamente. Il detenuto deve stare sano, deve essere curato se sta male. Perché se è malato il giudice di sorveglianza lo manda a casa. Deve stare sano perché deve stare nei campi di lavoro a lavorare. Chiaro? Allora, quando tu crei un sistema non conveniente, incominci a cambiare le regole del gioco, sempre nel rispetto della costruzione della dignità umana, mai umiliare nessuno, il peggiore dei mafiosi. Io dico sempre, quando vado gratuitamente a insegnare alla scuola di polizia penitenziaria. Dico attenzione, sottolinei gratuitamente, poi vi spiego perché. Eh, dico attenzione, non, mai uno schiaffo in carcere, mai uno schiaffo in caserma, il detenuto non deve essere toccato. La peggiore cosa per un detenuto è il rispetto e l'osservanza ortodossa delle regole. È fondamentale, il detenuto non deve avere alibi, perché, si, perché ci vuole un fiat per, perché si trasformi in vittima. Quindi rispetto alle regole, ma regole, regole tali che non siano convenienti. Ora mi veniva in mente mentre parlavamo del 45 bis. Sapete, in, in, in Svizzera l'omologo del 45 bis qual è? È una pena che va da 1 a 5 anni, quindi vi lascio immaginare. Altre domande? Sì, io volevo chiedere se è vera una cosa che vocifera, cioè delle relazioni tra i notav e l'andrangheta. Eh, questo no, no, non glielo so dire, no. non glielo. So dire. Salve, senta, io le volevo fare una, una domanda, qualche, mi sembra qualche anno, anno fa ci fu una, una mega inchiesta sui rapporti tra l'andrangheta e i narcos messicani e c'è avvenuto un'intercettazione un video, non ricordo bene, in cui due andranghetisti dicevano, ah ma sai, ieri ho perso qualche, qualche milione di euro perché non l'avevo sotterrato bene, siamo rovinati di qua e di là. E da lì mi è, mi è partito un ragionamento, ma allora nel futuro dove può arrivare l'andrangheta nel, nel senso cioè possono addirittura arrivare a comprare non so quote di giornali, di TV, perché alla fine uno pensa forse non, no, non c'è più, più limite a niente. Sì. Grazie e per la teoria. No, guardi, sono due, eh, sono due cose diverse, quella con i messicani e l'indagine solare che abbiamo fatto due anni fa. Quella, quella è una bella indagine. Noi abbiamo sequestrato 64 tonnellate di cocaina e 46 milioni di dollari. Eh, mentre quella a cui ti riferisci tu era l'indagine Igres quella dice era, era un'intercettazione su, su una macchina, eh, c'era il figlio di Pannunzi Roberto, eh, uno dei più grossi broker dell'Andrangheta mai esistiti, eh, che eh, si muoveva, e mi diceva dottor, io meno di 3.000 kg non mi muovo, da 3.000 kg in su, eh, diceva all'altro avevamo, avevamo 250 milioni, eh, 250 miliardi, 7-8 miliardi hanno preso umidità e abbiamo dovuto buttare la cosa che mi ha impressionato quando ho sentito questa intercettazione eh, era la, il tono come lo diceva è come se io eh, ti dicessi eh, poco fa ho perso un, un euro mentre camminavo qui nel cortile della Luisa la stessa cosa, lo stesso tono altre domande? senza microfono anzi parla veloce eh, volevo dire, due, due curiosità la prima se l'Andrangheta ha dei rapporti con mafia cinese, mafia russa e quel mercato, perché io ho sentito parlare di mercato sudamericano-europeo, ma non ho sentito parlare di Cina o Russia. Volevo sapere se cioè c'erano comunque rapporti. E seconda cosa, se mi può spiegare meglio come l'andrangheta si muove nel, nel rispetto al gioco d'azzardo e come questo, quest, questo tipo di mercato può essere utile per il riciclaggio, perché non ho ben capito come effettivamente si. Sì, Muove nel riciclare i soldi, non mi è capito questo meccanismo. Eh, guarda, eh, i rapporti con eh, la mafia cinese ci sono: nel senso che eh, l'Andrangheta chiede la percentuale, la mazzetta, eh, ah. sulle, sui container che arrivano delle merci contraffatte in Italia, perché nei, por nei porti che controlla, e in più la mafia cinese viene utilizzata dall'Andrangheta nella gestione dei locali pubblici. Cioè, molti locali pubblici gestiti dai, dai cinesi in realtà sono prestanomi dell'andrangheta. Eh, per quanto riguarda il, il gioco d'azzardo, l'andrangheta eh, non è molto d'entrata nel gioco d'azzardo, è più cosa nostra ma più ancora i camorristi eh, nel, 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 nel gioco d'azzardo. L'andrangheta è il leader, ha quasi il monopolio dell'importazione di cocaina. Eh, quindi ne, nella droga e nel, nelle opere pubbliche, negli appalti, tipo momento terra, trasporto inerti, questo soprattutto in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Piemonte. Sì, avuto il programma in cui parlava Sì, ma eh, ripeto sono eh, settori di nicchia. Di queste cose le abbiamo viste in, in Lombardia, le abbiamo viste in Liguria, ma eh, la cosa che mi, mi interessava farvi capire è invece eh, le cose i guadagni spaventosi nel traffico di droga e poi la, la, la facilità con la quale entra nel mondo degli appalti. Voi pensate ad esempio in provincia di Reggio Emilia, no? voi immaginate Reggio Emilia una città, una provincia tranquilla, eccetera. pensate che c'era un tizio che è partito dalla Calabria con due camion e oggi ne ha 600. In provincia di Giulio Emilia, ad esempio, ci sono 7.000 appartamenti sfitti. È un'anomalia, no? C'è un imprenditore normale cosa fa? Vende, vende metà appartamenti sulla carta, poi incomincia a costruire il palazzo, e fin quando finisce il palazzo ha venduto tutti gli appartamenti. Se ci sono 7.000 appartamenti eh, finiti e non abitati, è un'anomalia. Un Quello si chiama riciclaggio perché sono talmente tanti i soldi, ci sono i prestanomi che costruiscono questi palazzi ma ancora non li ha comprati nessuno, perché talmente tanti. Voi pensate che c'è una crisi in tutta tutt Italia, no? Non ci sono soldi. Eppure eh, uno studio, un studio di due anni fa in Emilia-Romagna i depositi, in, in, in Prince di Emilia i depositi erano aumentati del 25%. C'è qualcosa che non quadra, no? Abbiamo finito? Come? Allora, grazie a tutti, grazie soprattutto al dottor Gratteri.